3-0 del Grosseto al Cittadella, la squadra che vola anche in classifica, terzo posto raggiunto, meno 5 dal secondo posto, stiamo sognando. No, questo testimonia di come tante volte alcune partite che per noi danno già per scontate che dobbiamo vincere, fanno fatica anche le altre squadre, e ne abbiamo avuto una dimostrazione oggi, perché al di là del 3-0, se non ci mettevamo a giocare con grinta, agonismo, come ha fatto il Cittadella, non ci saremmo riusciti a portare in porto una gara maschia, cattiva, dove il campo facilitava anche gli interventi purtroppo abbastanza fallosi e determinati. Però tutto è bene quel che finisce bene, ce l'abbiamo fatta, sono arrivati i risultati che non ci aspettavamo di alcune gare, di alcune partite, che ci hanno permesso così di fare un bel balzo ancora in avanti. Era importante vincere, era importante muovere la classifica in modo importante, e adesso ogni partita, ogni gara sarà naturalmente difficile, impegnativa, con conto di arrivare in rimonta, adesso essere lì tutte le squadre, al di là che andiamo a Modena che ha pareggiato a Lecce mi sembra oggi, perciò testimonia che questo campionato è impegnativo e che tutte le gare, tutte le partite contro tutte le squadre ci sarà una battaglia tutti i sabati. Questa squadra ha dimostrato di saper anche soffrire una buona Cittadella nella ripresa, poi la svolta con l'episodio del rigore, ancora una volta Miglia si dimostra giocatore particolarmente incisivo là davanti. Sì, indubbiamente è un ragazzo che sta trovando una sua grande identità in questo gruppo, fatto di umili giocatori che hanno messo anche sul piatto della bilancia oggi l'agonismo, mi vengono in mente tutti, perché oggi come vi dicevo, con qualche giorno in meno di recupero rispetto a una squadra brillante e pimpante come avevo visto anche nelle partite precedenti, e i terreni che anche quello d'allenamento dove purtroppo si fa una fatica doppia e non si è brillanti perché il terreno è molto allentato, diventa difficile essere brillanti poi il sabato. Però abbiamo stretto i denti, alcuni ragazzi mi hanno chiesto il cambio, altri lo volevano fare perché Melucci dopo 20 minuti mi aveva chiesto il cambio, invece è rimasto in campo. Turati ha giocato con un risentimento muscolare, alcuni erano stanchi, Garobbio ha preso una mezza distorsione al ginocchio nel primo tempo, però tutti hanno dato il loro contributo con grande applicazione, con grande entusiasmo, e soprattutto contro questa Cittadella vincere 3-0 di sicuro non era facile. Alla vigilia del match lei stava pensando ad un cambio di modulo che poi è avvenuto e aveva dichiarato: se i ragazzi approcciano bene questa partita c'è da fare veramente loro un plauso. Sì, è chiaro che dobbiamo trovare innanzitutto la condizione da parte di Esposito, perché per giocare in questo modulo bisogna essere bravi sia in fase offensiva che in fase di contenimento, se no mandi a remengo, come si dice dalle nostre parti, tutto il lavoro. Noi dobbiamo capire, dobbiamo essere bravi di sapere che il nostro gol lo troviamo sempre nelle circostanze, perché poi creiamo anche tante situazioni e opportunità per concretizzarli i gol. Dobbiamo essere bravi, come è successo oggi, nel momento di difficoltà, a capire contro che squadra abbiamo a che fare e che genere di partita dobbiamo fare. Quando c'è da usare il fioretto te lo permettono, farlo, e quando c'è da usare la spada, come in alcuni momenti la partita richiedeva, usare anche quella. Era importante anche non subire reti, perché dà sempre morale alla squadra. Non abbiamo avuto delle munizioni che ci hanno complicato anche la gara di Modena. Il loro grande correre, poi il grande raddoppiare, triplicare le marcature, poi gli ultimi 20 minuti alla fine l'hanno un po' partito e sofferto, e noi siamo stati bravi anche a sfruttare poi a varie situazioni e cercare di gestire bene l'ultimo momento della gara senza soffrire più di tanto.